Questo quasi. Le notizie del TG Ora. Se Stefano è morto, faccio una strage. Sfoga così la tua rabbia Alessio Feniello, il papà del 28enne salernitano disperso nelle macerie dell'hotel Rigopiano dopo aver parlato con Francesca Bronzi, la fidanzata di suo figlio. Dopo aver sentito dalla ragazza lo straziante racconto di quei momenti, del suo disperato tentativo di tenere sotto controllo Stefano e di capire quali fossero le sue condizioni di salute, Alessio lo urla nel corso di un incontro con la protezione civile e con gli altri familiari, lasciando tutti senza parole. Intanto continua la ricerca dei dispersi, recuperati altri corpi senza vita. Tragedia familiare a Padula, in provincia di Salerno, per motivi ancora ignoti, forse una lite nelle mura familiari, un infermiere di 45 anni si è lanciato dal balcone del suo appartamento al terzo piano insieme con il figlio di 3 anni. Entrambi sono morti sul colpo per le gravissime ferite e lesioni riportate nell'impatto. Il dramma si è consumato in via Tenente D'Amato, nei pressi di piazza Umberto I, nel centro di Padula. Sul posto sono immediatamente intervenute le ambulanze del 118, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Sala Consiglio, linea della stazione di Padula e la scientifica per effettuare i rilievi. La polizia di Napoli ha eseguito alcune ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dall'autorità giudiziaria a carico di appartenenti al cartello camorristico della Vanella Grassi, ritenuti responsabili dei reati di estorsione, rapina, porto e detenzione illegale di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale antimafia, svolte dagli agenti del commissariato di polizia Scampia, hanno fatto piena luce sulle responsabilità individuali e le dinamiche criminali del gruppo, attivo nell'8G della via Ghislaine, soprattutto a seguito dell'omicidio di Francesco Angrisani avvenuto nel dicembre del 2016. Un arresto eccellente della DIA a Napoli. Gli agenti hanno dato esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli su richiesta della DDA nei confronti di Luigi Scognamiglio, gioielliere titolare del noto marchio di orologi Calabritto 28, con negozi nella centrale zona via Chiaia e Vomero, ritenuto responsabile del reato di favoreggiamento personale aggravato. In particolare, all'indagato è contestato di aver favorito la latitanza di Antonio Lorusso, esponente di vertice dell'omonimo clan, oggi collaboratore di giustizia, a sottrarsi alle ricerche ed a eludere le investigazioni dell'autorità, fornendo al boss assistenza sia logistica che materiale. Operazione dei carabinieri contro l'assenteismo, indagati 50 dipendenti del comune di Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. I video investigativi li immortalano mentre marcano anche per altri o fanno passare il tempo all'esterno del luogo di lavoro. Al momento sono indagati 50 dipendenti, 44 attestavano, facevano attestare falsamente la loro presenza, usando indebitamente il badge e inducendo in errore l'ente nel calcolo delle remunerazioni. Altri 6 responsabili di servizi di vari uffici del comune hanno omesso di denunciare all'autorità giudiziaria le condotte truffaldine del personale e sono indagati per omessa denuncia. 18 persone sono state sospese dal servizio ritenute responsabili di truffa aggravata e di falsa attestazione o certificazione in concorso. Bomba fuori al negozio di onoranze funebri in via Oasi Sacro Cuore a Giugliano e di Piazza del Popolo a Parete, in provincia di Napoli. Il racket danneggia le 2 sedi della ditta di onoranze funebri Russo. L'esplosione poco dopo 1 del mattino nella zona periferica di Giugliano e contemporaneamente al centro storico della vicina Parete. I malviventi hanno posizionato i 2 ordigni davanti agli ingressi e distrutto le vetrate e le serrande. Su entrambi i fatti indagano i carabinieri della compagnia di Giugliano e i colleghi della stazione di Parete. È sempre a Parete, allo stesso orario, è stata fatta esplodere una bomba davanti alla serranda dell'immobiliare Miraglia, ex consigliere del comune di Parete. Nella sede della ditta di onoranze funebri Russo di Giugliano, 10 anni fa fu assassinato un dipendente per mano dei casalesi. E grazie agli agenti della sezione volanti dell'ufficio prevenzione generale di Napoli, nella notte è stato impedito un attentato di chiara matrice estorsiva. Nell'ambito dei servizi di prevenzione e controllo del territorio, nel transitare in corso Vittorio Emanuele, i poliziotti hanno notato aggirarsi nel buio della notte 2 individui incappucciati mentre posizionavano un ordigno esplosivo dinanzi alla serranda di un'attività commerciale. Alla vista degli agenti, i 2 individui sono saliti a bordo di uno scooter facendo perdere le loro tracce. E maxi sequestro di pesce privo di tracciabilità.
località è in cattivo stato di conservazione. I carabinieri del Comando Politiche Agricole e Alimentari, con l'ausilio dell'arma territoriale, hanno controllato circa 100 operatori nel commercio all'ingrosso delle province di Milano, Torino, Firenze e Napoli. I militari, si legge in una nota, hanno individuato e sequestrato circa 3 tonnellate di pesce mancante dell'etichettatura e della documentazione di filiera in violazione delle leggi comunitarie e nazionali che stabiliscono i principi e requisiti generali per la sicurezza alimentare. E con questa notizia per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi e buon proseguimento con Telecapri News.